Ed eccoci rientrati all'interno del Caffè Cristallo. Parlavamo di sessione invernale di mercato e il nome, insomma, che avete fatto è quello di Alberto Gilardino. Ci sono delle piste concrete? Concrete no? È difficile da dire. Sappiamo che ci sono dei contatti da pescare, in particolar modo stanno spingendo. Già in estate Oddo aveva punzecchiato Alberto Gilardino per portarlo con sé in bianco-azzurro. Gilardino ha declinato l'invito, adesso da quello che ci arriva, insomma, ci sta riprovando, sta ripartendo alla carica, poi ci sarà da capire tante cose, anche quello se l'Empoli potrà permettersi, no, di andare, tra virgolette, a cedere il giocatore ad una diretta concorrente per la salvezza, perché comunque Pescara è a 2-3 punti dall'Empoli. Però è chiaro che Gilardino in questo momento, a differenza di quest'estate, qualche riflessione per quello che mi arriva la sta facendo. Ti aspetti movimenti particolari, Tommaso, in questa sessione invernale? Non lo so, secondo me una punta può arrivare, cioè bisogna vedere che succede con Gilardino, perché lui vuole stare in Serie A, si era parlato, si parla anche di Pisa stamani su alcuni giornali. Sì. È una soluzione che laggiù, insomma... Lo ha comunque anche ripetuto tramite un suo tweet, no? Il fatto sì, di voler sì, restare no, in Pisa, Serie A. A Pisa lo vorrebbero, andrebbero a prenderla a piedi, il problema è che c'è Gattuso che spinge, però c'è anche una società che al momento, cioè sì, questo nuovo ingresso di Corrado, però è tutto da... per il momento mi dicono che sia ancora molto fumosa la cosa, quindi non credo che sia la destinazione Pisa, anche perché poi Gilardino appunto vorrebbe restare in Serie A. Sarà secondo me un nodo. Oggi è la giornata dell'approvazione o meno anche del bilancio, esatto, a Pisa, quindi comunque sarà un nodo nei prossimi del mercato. Giorni sapremo molto di sì. più anche della situazione sarà, del Pisa. Sarà un nodo di mercato quello di Gilardino, perché l'Empoli deve interrogarsi: che facciamo? Lo teniamo, però lo diamo, oppure lo diamo a qualcuno, ma lo diamo a chi? A una diretta concorrente, perché chi te lo prende in Serie A? Solo il Pescara può prendere un giocatore così, può avere interesse secondo me, o una di quelle 3-4 che sono laggiù in fondo, come mi interessa a prendere un giocatore come Gilardino. È difficile perché poi tu lo dai via, magari prendi anche un altro giocatore, però hai bisogno di un attaccante pronto, perché ti ci vuole uno pronto che non sia un 34enne ma sia magari un giovane che può costare anche dei soldi. Insomma, la vedo una situazione molto molto complicata. L'Empoli secondo me avrebbe anche voglia di fare qualcosa, però bisogna vedere se si creeranno i presupposti per fare qualcosa. Tutto questo comunque, ripetiamo, anche il palmarès, no, di Alberto Gilardino, perché poi è un palmarès di tutto rispetto. Erika, ma non si discute questo. Esatto, no, non sono in discussione le qualità del giocatore. No, assolutamente no. Io sul mio social ho ricevuto diverse critiche qualche settimana fa, perché avevo criticato una prova di Gilardino, ma nessuno discute Alberto Gilardino calciatore. Cioè, la storia di Alberto parla per lui. Esatto. Alberto Gilardino nell'Empoli è un'altra cosa. Bisogna fare questo distinguo perché è fondamentale, perché sennò altrimenti andiamo a sminuire una persona, una carriera, un professionista che non merita questo, ci mancherebbe altro. Alle porte adesso il Cagliari, in programma la partita sabato al Castellani alle ore 15. Il servizio. Torna subito al lavoro l'Empoli di Giovanni Martuscello dopo la trasferta di ieri pomeriggio in terra emiliana contro il Bologna di Roberto Donadoni, e lo fa con la consapevolezza di aver trovato un punto importante per la propria corsa salvezza. Quinto pareggio a reti bianche stagionale, quello del Dall'Ara per gli azzurri, che praticamente escono con questo risultato da un terzo delle partite che giocano, con i toscani che comunque sono riusciti a fermare l'emorragia delle 4 sconfitte consecutive tra Coppa e Campionato. La fermano però certamente non trovando una prestazione brillante, ma al contrario giocando una delle più brutte partite di questa stagione, con gli azzurri che sono stati sovrastati dal monologo rosso-blu e che, non è una novità, non sono riusciti ad andare a segno. Sono 13 su 16, infatti, ora le partite in cui l'Empoli non ha gonfiato la rete, con solo 7 gol collezionati in totale, i quali comunque stanno tenendo i toscani fuori dalla zona retrocessione, a 11 punti a più 2 dal terzultimo Crotone. Ed allora ben venga il pareggio contro i Felsinei, che può essere considerato una buona notizia, soprattutto per quanto offerto in campo dalla squadra di Martuscello, come una buona notizia è stata anche il rientro in campo di Laurini, partito dal primo minuto nella sfida di ieri, nella quale ha giocato 50 minuti, ritrovando chilometri importanti nelle gambe. Ora però c'è da preparare al meglio un'altra potenziale sfida salvezza, con il Cagliari che infatti sarà ospite degli Azzurri, nell'anticipo delle 15 di sabato 17 dicembre. Per allora si spera nel recupero di Manuel Pucciarelli per vivacizzare lo spento attacco azzurro, come anche in quello di Veselì e Zambelli, che andrebbero ad ampliare le scelte nel reparto arretrato. I sardi, da parte loro, arriveranno ad Empoli scossi dalla demoralizzante sconfitta interna contro il Napoli per 5-0, con gli azzurri che dovranno tentare allora di sfruttare l'occasione, magari ritrovando una verve che sembra ad ora assopita.
Tommaso, a Bologna abbiamo rivisto in campo Laurini, sarà titolare di nuovo contro il Cagliari? Penso di sì, insomma Laurini è un rientro importante, un giocatore, è uno di quelli che su cui l'Empoli punta, è anche un nuovo mercato se vogliamo, è un terzino forte Laurini, un terzino forte, un giocatore forte, uno della vecchia guardia, quindi ha avuto troppi problemi di infortuni, speriamo che li abbia risolti davvero perché non se lo merita e perché l'Empoli ha bisogno di questo giocatore, come ha bisogno di Costa, come ha bisogno di tutti là dietro. L'Empoli non può prescindere dai suoi titolari. Sì, no, scusa, finisco il concetto. Stiamo vedendo purtroppo come, nonostante anche quest'anno il mercato e tutto, l'Empoli sia legato ai titolari, a quelli che sono i giocatori della vecchia guardia, i giocatori storici, sono quelli. Krunic, che c'era l'anno scorso, Diusse, Croce, Maccarone, Pucciarelli, Saponara, Laurini, Skorupski, Costa, sono questi i giocatori. Gli unici titolari che giocano sono Bellucci e Pasqual, sono quelli che stanno facendo anche un po' meglio, gli altri... Abbiamo visto degli investimenti che per il momento non stanno fruttando, soprattutto i due della Juve. Pereira in Coppa Italia è sembrato veramente un giocatore lontanissimo dal capire anche in che posto si trova, secondo me. Non deve ancora capire bene. Beh, comunque la partita contro il Cesena è stata una partita da cancellare per tutti. Però ragazzi, bisogna anche pensare a una cosa. Fatta, 97, no, è stata, io credo, la ragazzi, peggior prestazione dell'Empoli quest'anno. Sì, assolutamente. Però i 97 e i 98 giocano in Serie A. Ci sono diversi 97 che giocano. Pereira è un 98, ce ne sono diversi che giocano. E allora può essere una giustificazione, è un 98, ma è entrato in campo e non l'ha mai vista contro una squadra che naviga nei bassi fondi in Serie B, quindi è un giocatore su cui per ora non puoi fare affidamento. Teglio ha giocato delle partite e poi non ha più giocato. Gli altri titolari, potenziali titolari come gli attaccanti, non giocano mai. Buchel non gioca mai, ma non perché non li vuol far giocare Martuscello, perché giustamente gli altri danno qualcosa in più. Quindi l'Empoli è sempre legato alla vecchia guardia, uno di questi giocatori della vecchia guardia è Laurini, è uno dei senatori di questo Empoli ed è fondamentale secondo me la sua presenza in campo. Per quanto, Tommaso, sposo tutte le tue parole, però l'Empoli mi ha trovato in Veseli sicuramente un'alternativa molto, molto importante perché... No, io non sono un estimatore di Veseli, te lo dico subito. Secondo me non è nemmeno un terzino, quindi per me o Laurini... Il titolare è Vince, siamo contenti, sì, che sia rientrato. Tra l'altro, secondo noi era a Bologna, ha fatto anche una discreta partita. Però a me Veseli onestamente è piaciuto, quindi l'alternativa a Laurini a tratti. Per quanto mi riguarda, siamo l'alternativa, invece potremmo averla anche trovata. Vince, tra l'altro, è stato un ragazzo sfortunatissimo nell'ultimo periodo, perché da quando è in Serie A ha avuto una caterva di infortuni, sì, una dietro l'altra. Però Tommaso ha detto un concetto molto importante, che è quello del fatto che la vecchia guardia è quella che può fare la differenza, e si ritorna ancora una volta al concetto di DNA e di continuità, perché questa squadra è vero che ha perso due giocatori fondamentali a centrocampo come Paredes e come Zielinski, però hai a grandi linee l'ossatura del passato e sono quelli sui quali anche oggi ti stai poggiando, e sono quelli che anche oggi, di cui anche oggi non puoi fare a meno. Quindi il concetto di Tommaso è veramente molto, certo, importante per tornare al concetto di DNA che questa squadra ha e che però in questo momento onestamente pare essersi smarrito. Speriamo di poterlo ritrovare più presto, speriamo di poterlo ritrovare già da sabato contro il Cagliari, perché sabato l'Empoli, per quanto mi riguarda, ha l'obbligo di vincere. Sì. Io credo che l'Empoli possa fare un pochino meglio di così, non tanto meglio di così, perché poi alla fine i mezzi sono questi, i giocatori sono questi, i numeri sono questi, lo hanno detto loro, lo hanno sempre detto, fin dal primo giorno di Martuscello, noi ci dobbiamo salvare all'ultima giornata, dimentichiamoci del passato, ok, ci siamo dimenticati del passato, quindi nessuno rimpiange Paredes e Zielinski che giocano la Champions League, quindi nessuno rimpiange questi giocatori, né Tonelli né Mario Rui, però diciamo anche una cosa, questo è un campionato particolare perché in qualsiasi altro campionato della Serie A, 20 squadre, questo Empoli, il ruolino di marcia di questo Empoli non sarebbe da squadra che si salva all'ultima giornata, ma da squadra che a marzo è già retrocessa. Cioè da squadra che a marzo tira i remi in barca e dice ok, pensiamo all'anno prossimo. Quindi diciamo anche una cosa, che l'Empoli può fare meglio di così, può fare un po' meglio di così. Perché deve fare meglio, perché Saponara deve fare meglio, perché Pucciarelli soprattutto deve fare meglio, a Maccarone non possiamo chiedere la luna, ma a Saponara e Pucciarelli sì, non stanno rendendo per quello che i dirigenti si aspettavano. Diusse deve fare meglio di così, non è più una giustificazione, è un 97, deve fare meglio, anche dietro a volte si è sbagliato, però ecco, io parlo soprattutto di centrocampo e attacco, bisogna fare meglio a mio avviso. Cioè credo che l'Empoli abbia le possibilità di fare meglio, poi se non lo fa, non lo fa, ma ha le carte in regola per fare meglio, i numeri per fare meglio. Un'ultima domanda, prima parlavamo del possibile scenario di mercato dell'Empoli, certo c'è da considerare anche l'eventuale mercato delle dirette concorrenti, sì, Palermo, Pescara
e Crotone. Allora, attualmente Pescara, Palermo e Crotone sono le squadre che stanno tenendo l'Empoli lì, perché sono, esatto, il nostro valore aggiunto. Più che Pescara e Crotone, soprattutto poi credo che il duello sia col Palermo, probabilmente. Beh, vediamo, in questo momento il Palermo secondo me è la squadra che sta peggio di tutte e tre. Il Crotone, giocando, tornando a giocare all'uscita, qualcosina potrebbe anche tornare a fare. Credo il mercato di queste tre potrà condizionare quella che è la lotta salvezza, perché l'Empoli credo che faccia poco. Sarà il nodo Gilardino, come detto, ma credo che faccia poi poco e la squadra rimarrà questa. Se le altre sapranno migliorarsi, potrebbero diventare concorrenziali. Quando dicevo l'Empoli può fare meglio di così, anche poco meglio di così, però deve provare a farlo, perché questo è un campionato in cui veramente anche quello che l'Empoli sta facendo adesso può bastare, potrebbe bastare per salvarsi, quindi sarebbe davvero un peccato. Tante volte abbiamo detto che l'Empoli, in passato mi ricordo almeno una stagione, l'ultima retrocessione dell'Empoli con una squadra che aveva Giovinco, Marchisio, Andabate, Antonini, tutti dicevano ma come fate a retrocedere questa squadra? Quello era un campionato. Giovinco. Ecco, qui sta succedendo un po' l'esatto contrario. C'è una squadra che magari qualitativamente non avrebbe i numeri, però ha un campionato di fronte in cui c'è chi sta peggio, allora bisogna approfittarne e questa squadra secondo me ci deve credere, deve andare avanti per la sua strada e crederci, perché ce la può fare, perché quello che fa può anche bastare, un pochino meglio però non guasterebbe. Grazie a Tommaso Carmignani, grazie ad Alessio Cocchi, grazie a voi, come grazie sempre a voi. Vi lasciamo all'angolo del tifoso. Manca troppe cose per essere competitivi. Non si può giocare in Serie A in queste condizioni. Si è perso un brodino ieri. Neppure la squadra si salva, io te lo dico, perché ha carattere. Se piglia qualche turno si possono anche salvarsi, no. I due anni ci siamo divertiti alla grande. Quest'anno mi dispiace, avevo più fiducia in Martuscello. Però. Tutti gli anni che li meglio mandarli via. Ci siamo avveriti, ecco, non si va più neanche a vederlo.